l'immole mi so batalaie. Brutta troia! Ah, no! Questo ti costerà un orecchio! Bastardo. Templare aspetterà. Questa donna non deve soffrire. Arrête de courir, salope, ou je te tranche les deux oreilles. Non! Mon Dieu! Grazie a Dio. Mi spiace. Non ho nulla con cui ripagarti. Non mi devi niente. Da ragazzo l'ho vissuto anch'io. Perché rischi di farti prendere? Per chi ha dei principi è difficile voltare le spalle. Sto cercando Bastien Joseph. Tu lo conosci? Bastien Joseph? Certo che no. Ma qualsiasi gentiluomo può indicartelo. Questo non parla più. Ma ne troverai in città. Ti sono molto grato. Hai un posto dove andare? La mia famiglia vive sulle montagne. Oltre i monti, altri monti. Che Dio ti protegga. Abbi cura di te. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est ma faute. Che Dio vegli sempre su di te. Non è ancora finita.
Oui, c'est peut-être plus cher. Mais non, dans la fameuse garantie d'une semaine. Il governatore De Fayet intende precisare che alcuni schiavi sono stati sorpresi a commerciare ieri. La canna da zucchero rubata è stata confiscata e qui gli schiavi sono stati riparati alle loro piantagioni e adeguatamente puniti. L'istanza della zona è stata adottata, ma è assai probabile che gli altri non si ripeteranno più. Siano state assaltate. Sono state inviate diverse navi di pattuglia per mettere fine alle razzie. Nel frattempo, ricordiamo di liquidare Schiavi saranno al sicuro. Monsieur Gouverneur, se fossero al sicuro alla piantagione, perché dovrebbero ribellarsi? Ma è ovvio. La violenza è la sola motivazione che li spinge. Come i soldi per te. Se vuoi proteggere i tuoi amici africani, spargi la voce. Che restino calmi. Altrimenti... Non serve quello. Io non farei del male a una mosca. Ma i guardiani possono usare la voce. Consegnerò il messaggio. Ma costerà parecchio. Ci guadagneremo entrambi. Posso servirvi in qualcos'altro, Gouverneur? Un vecchio come me. Diciamo che Guizan mi ha già stremato. Allora non vi trattengo. Madame Joseph, aspettavi un pacco? Sì, ma non da te. Dov'è l'ammiraglio? Capisco. E vuoi riservare a me lo stesso destino? Guardati intorno. Una mossa e i miei uomini ti uccideranno.
Vengo in pace. Come mai i Templari ti lasciano gestire questi affari? Sono solo una messaggera. Ma prima di giudicare, ricorda, i soldi dei Templari comprano la libertà di gente come te. Conosco quel segno. Non sai nulla. Ha il marchio dello schiavo. L'eloquenza di un dotto. Le mani da marinaio. E una cappa d'assassino. Ma poche armi. La tempesta ti ha sorpreso. Cosa ti serve? Una nave? Rifugio? Posso darti entrambi in cambio di questo pacco. Mi procurerò da solo ciò che mi serve. Ma dimostrami che posso fidarmi. E magari possiamo trovare un accordo. È questo che vuoi? Molto bene. Dovrai farmi un favore. Augustin Dufort è un uomo molto riservato. Prima trova il contatto alla sua piantagione e poi dagli questo messaggio del Gouverneur. Augustin ti fornirà le prove che cerchi. Usa questa parola d'ordine. Sili, padodo, cabla, va manger. Sili, padodo, cabla, va manger. Ah, pas mal. Un ottimo baritono. Ora ti consiglio di andare, o i miei clienti potrebbero insospettirsi.